Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Una nuova informazione in etichetta per allungare la vita degli alimenti, riducendo così lo spreco. La Commissione europea lancia la proposta di aggiungere alla classica dicitura da consumarsi preferibilmente entro il e la data anche il nuovo avviso, spesso buono oltre. Una modifica della scadenza che è contenuta finora in una bozza di atto delegato sul quale Bruxelles è da tempo al lavoro e si confronta ora con gli Stati membri. L'aggiunta è la tesi dell'esecutivo comunitario è opportuna per ridurre lo spreco dei numeri esorbitanti, 57 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, 127 kg per abitante, vengono prodotte nell'Unione Europea ogni anno con un costo a carico dei 27 di circa 130 miliardi di euro. L'intervento sulla data di scadenza era già stato annunciato da Bruxelles nel 2020 con la sua strategia Farm to Fork. L'introduzione della nuova dicitura è ora considerata necessaria perché, viene spiegato nel documento, consente una migliore comprensione della data di scadenza, influenzando il processo decisionale dei consumatori in merito all'opportunità di consumare o eliminare un alimento. E la misura potrebbe avere ripercussioni anche sul dibattito Nutri-Score, prevista inizialmente in un pacchetto unico insieme proprio all'etichetta nutrizionale, all'obbligo di origine e a nuove indicazioni sugli alcolici. Con un percorso a sé, la dicitura apre infatti nuovi scenari. Lo scorporo della data di scadenza vuol dire che al momento non c'è nessuna intenzione di modificare il pacchetto delle informazioni ai consumatori, come l'etichettatura nutrizionale fronte pacco e gli avvertimenti salutistici sugli alimenti. In questa legislatura molto difficilmente ne discuteremo, ha spiegato l'eurodeputato Paolo De Castro, intervenendo alla convention annuale dell'Associazione Europea del l'industria lattiero-casearia. Il tema dell'etichetta nutrizionale fronte pacco è molto complesso dal punto di vista politico e tecnico, ha replicato la capo unità della Direzione Generale per la Salute della Commissione Europea, Sabine Pelzer, indicando di essere al lavoro per presentare una proposta che risulti convincente per le PMI, gli Stati membri, l'Europarlamento e i cittadini. Da Coldiretti è poi subito arrivata una valutazione positiva del possibile stop al Nutri-Score, con la discussione sulle nuove indicazioni in etichetta relative alle date di scadenza dei cibi, per le quali è invece importante mantenere in modo chiaro la dicitura consumare preferibilmente entro, per dare al consumatore un limite temporale di garanzia sul mantenimento delle caratteristiche di qualità di ciò che porta in tavola. La nuova avvertenza è comunque solo un primo passo nei piani di Bruxelles contro lo spreco di cibo. Secondo il calendario indicativo della squadra di Ursula von der Leyen, la prossima estate l'Unione Europea inizierà a discutere di una modifica mirata della direttiva rifiuti. Palazzo Berlaymont ha già coinvolto governi, cittadini e imprese e condotto consultazioni per mesi. Con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, ha ricordato la direttrice generale salute della Commissione europea Sandra Gallina, intervenendo a un convegno di ASSECA a Bruxelles, gli Stati membri hanno sottoscritto obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari del 50% entro il 2030, che è un impegno enorme.